Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori. Gran premio numero, non so, no, 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 nono gran premio della seconda stagione con la nostra Maullo Racing. Siamo in Canada. Signori, prima di partire col video io vi ricordo di, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate soprattutto su Instagram come Maullo941 e il link lo trovate in descrizione, dove vi aggiorno su quando escono i video, su quando siamo in live, e vi ricordo di seguirmi anche sull'altro sito, quello viola, quello appunto delle live, dove mi trovate sempre in live ogni giorno. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo. Io vado a farmi le prove libere off camera. Ci vediamo in pista per le qualifiche. Ok, signori, allora io ho fatto le prove libere che sono andate abbastanza bene. Adesso ci spariamo le qualifiche, che sia qualifiche che gara saranno sotto le, no, nuvoloso, nuvoloso, va bene. Ci spariamo sia le qualifiche che la gara sperando di portarci tanti bei punticini a casa. Diciamo che nelle qualifiche dobbiamo semplicemente portarci una buona posizione, e poi la gara. Incrociamo tutto l'incrociabile sperando che si parte subito così a tappo. Il campionato del Canada è carino, mamma mia che brutto tempo. Se però riusciamo a farlo bene. Ecco, già sta prima curva l'abbiamo fatta una gran cagata, però va bene, dai, dai, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Frenona, dai così, dai così, dai così. L'abbiamo leggermente tagliata, però l'abbiamo risentita precisa che il taglio della curva l'abbiamo sentito tutto, il taglio della curva, dai così. L'importante è partire fra i primi 10, l'importante è mettere la macchina fra i primi 10. Quello è sempre il nostro obiettivo, perché se partiamo fra i primi 10 ce la possiamo giocare, ce la possiamo giocare. Se partiamo troppo indietro non ce la possiamo. Siamo primi, secondi, tanta roba, dai, 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 dai macchinina, che dobbiamo. Mamma che l'ho presa larga, va bene. Mamma, l'abbiamo presa bruttissima. Però siamo primi, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. La Mollo Racing. La Mollo Racing se ne va. La Mollo Racing se ne va, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, ultima curva, questa dobbiamo farla bene. Ah, madonna mia. Primi, signori, pole position in Canada. Bello così, Ritorniamo col botto, Pole position in Canada. Tom è contento, Giuseppe non fa un cazzo tutto il giorno, almeno così, anche lui è contento che gli entrano queste soddisfazioni senza dover fare il minimo sforzo. Ok, dove sta Ghiotto? Ventesimo. Ma come fa Ghiotto a essere ventesimo? Ma dai, va bene, signori, ci vediamo in gara, Niente, signori, Tom non ci parla, per i fatti suoi, ieri sera siete che ha festeggiato la nostra pole position e stamattina ha fatto tardi, non ci parla Tom. Allora, signori, siamo primi, qui il tizio sta a guardare la macchina, bene, qui parla, ognuno si fa i fatti propri, va bene, signori, concentrati. Andiamo subito in pista, senza indugio, Dobbiamo portarci a casa la vittoria, signori. Verstappen secondo, terzo Hamilton. Attenzione, sì, parte. Ai, 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 ai. Non partiamo benissimo, però Verstappen è dietro. Occhio alla staccata, Teniamo l'interno, dai così, Via, via come se non ce lo fosse un domani. Signori. La partenza è stata un po' così così, però abbiamo mantenuto la prima posizione. Dai così, qui tagliamo come se non ci fosse un domani, però va bene. Andiamo un po' a prendere le fragole. Che però dobbiamo. Dai, tenerla la macchina. Dai, Tom ci ha detto che abbiamo fatto una buona partenza. Ottimo lavoro. Grazie a te, Tom. Non hai fatto assolutamente nulla. Aia. No, 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 madonna mia. Abbiamo sbagliato completamente. Mi ha sculettato la macchina, come si dice in gergo, mi ha sculettato la macchina. Verstappen si è avvicinato tantissimo. E attenzione che qui ci svernice Verstappen. Qui, no, no, ok, abbiamo avuto una buona ripartenza. Dai, signori, torniamo con una vittoria e tantissima roba. Torniamo con una vittoria proprio in Canada e tantissima roba. Qui abbiamo tagliato un poco, però sì, nessuno se n'è accorto. Buono così.
Buono così, buono così. Noi dobbiamo cercare di mettere per forza un secondo fra noi e Verstappen, signori, perché se Verstappen riesce ad aprire il DRS dal terzo giro in poi, sui rettilini che ci sono, ci svernicia come niente. Quindi stiamo attenti a quello che facciamo. Qui oramai la taglio. Non, nessuno mi dice niente, noi tagliamo come se non ci fosse un domani. Nessuno parla e noi ne approfittiamo. Dai così. Abbiamo fatto il miglior giro nonostante la sculettata, non mi ricordo nemmeno dove. Però va bene, zitti zitti, abbiamo fatto un buon primo settore. Vediamo se riusciamo a fare anche un buon secondo settore. Ah, qua avevamo sculettato prima. Stavolta riusciamo a uscire bene. Abbiamo un secondo da Verstappen. Dai così, dai così, dai così, dai così. Qua la sbaglio completamente, dovrei farci. No, no, sono un cretino, sono un cretino, sono un cretino, sono un cretino. Ma porca, apri, apri, apri tutto, apri tutto. Non utilizzavamo la modalità sorpasso, signori, siamo stupidi. Allora, non è una gara in cui serve tantissimo l'alettone, però dico, andarla a distruggere così in una curva stupida, tra l'altro, ancora miglior tempo. Ecco, il DRS adesso è abilitato. Il DRS adesso è abilitato, abbiamo 2 secondi di vantaggio su Verstappen, signori. Abbiamo 2 secondi di vantaggio su Verstappen ed è tantissima roba. 2 secondi di vantaggio su Verstappen è tantissima roba. Dai, 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 2 secondi e 2. Dai, 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 così, teniamolo, teniamolo. Anche perché ora lui inizierà la bagarre con Hamilton. Con Bottas, scusatemi, ho letto male. Con Bottas e con Hamilton, che sono molto vicini a lui. Che potranno aprire il DRS e potranno sverniciarlo male, mentre noi ce ne andiamo zitti zitti, signori. Zitti zitti, ci facciamo la nostra gara senza dare fastidio a nessuno. E va bene così. Qui freniamo ancora di più, visto che non riusciamo a farla giusta sta curva. Dai così. Vedete, adesso passa come se non ci fosse un domani. Abbiamo 2 secondi e 3 di vantaggio. Bene, 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 bene. Là dietro si ammazzeranno male, ma non è un problema nostro. Non è assolutamente un problema nostro, signori. Noi ci siamo fatti la nostra bellissima gara. Stiamo difendendo. No, che l'ho presa larga. L'ho presa lunga. L'ho presa. Ecco, infatti, vedete già dalla minimappa a sinistra Bottas come si è avvicinato a Verstappen. Prossimo giro lo svernicia male, prossimo giro lo svernicia male, a noi ci interessa semplicemente portarci a casa la vittoria, signori. Non ci interessa altro, non ci interessa altro, ci interessa semplicemente portarci a casa la vittoria e ce la porteremo. A meno che non si aggiucca il motore. Dico, ce la facciamo, ce la facciamo. A meno che non si aggiucca il motore, dico, dovremmo riuscire a fare tutto quello. Non ho capito che cazzo l'ha detto Tom, però va bene, ci fidiamo di lui. Nel dubbio Astoreta. Nel dubbio così. Dai, 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 dai. Le Mercedes si sono avvicinate tantissimo a Verstappen. Allora io devo sperare che Verstappen continui a fare da tappo per come sta facendo, perché ho l'impressione che se le Mercedes superano Verstappen vengano a sverniciare pure me. Abbiamo 2 secondi e 3. Dai, 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 dai. Non riescono a sverniciarlo. Verstappen difende la sua seconda posizione con le unghie e con i denti. Guardalo lì nella minimappa a sinistra come difende. All'ultimo giro, signori. Ultimo giro. Final lap, yes, yes, Tom. Questo l'ho capito pure io. Lo so pure io. Qua c'è il prato delle margherite alla nostra destra. Va bene. Dai, 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 dai. Occhio, occhio, occhio. Occhio, occhio. Ah, mamma mia, che taglione terribile. Bottas ha superato Verstappen. Bottas ha superato Verstappen, signori. È riuscito a fregarlo, non so dove, ma l'ha fregato. Non so dove l'abbia fregato, ma l'ha fregato. Abbiamo 2 secondi e 9, dico. Abbiamo un bel vantaggio, dico. Se Bottas dovesse riuscire a recuperarmi 2 secondi in un giro, dico, ringrazio il cielo, io sto tagliando, avvertendo taglio curva. Va bene, va bene, va bene. 2 secondi e 4, 2 secondi e 3. Porca miseria. Bottas c'ha un missile, non c'ha una macchina. Mi sta recuperando tantissimo. Metti modello a sorpasso e andiamocene. Vediamo se Verstappen mantiene la posizione su Hamilton. 2 secondi e 3. Mi ha recuperato un poco Bottas. Ora con modalità a sorpasso però. Ci difendiamo bene, signori, ci difendiamo bene. Ci andiamo a prendere la vittoria in Canada. Ci andiamo a prendere la vittoria in Canada. Dai così, dai così. Ritorniamo con una gran vittoria. Pugno alzato! Dai così!
Con miglior giro anche se non sbaglio. Abbiamo anche fatto il miglior giro. Dai così, abbiamo leggermente rotto l'ala anteriore. Però va bene, pilota del giorno Bottas. Ma vattene a prendere secchio. Dai, abbiamo fatto un giro pauroso. Pilota del giorno Bottas. Ma finitela, ma dai. Lo zio d'America festeggia per la questa Maullo Racing e torna a vittoria. Guarda lì, Papa Maullo! Papa Maullo festeggia la vittoria in Canada. Bene così, bene così. Dai, vediamoci il podio, signori. Poi vediamo se c'è Giorgina che ci fa qualche intervista. Il nero lì chi l'ha assunto? Non me lo ricordo. Deve essere nuovo. Oh, guardate lì. Papa Maullo, Bottas e Verstappen. Buono così. Ricordiamo che noi in questa stagione non penso riusciremo a puntare al mondiale, però riuscissimo a portarci a casa tante vittorie e una buona posizione finale nel campionato non sarebbe male come cosa. Difficilmente riusciamo, penso che riusciremo a portarci a casa il mondiale. Anche perché Giotto là dietro è una chiavica, signora, mamma mia. Giotto non so neanche che posizione sia arrivato, forse non è neanche arrivato. Vabbè, qui i punticini non ci interessano. Allora, noi siamo arrivati primi. Ghiotto? Ghiotto, penultimo! Grande Ghiotto, ha perso un'ulteriore posizione. No, è partito 22esimo. Era partito ultimo Ghiotto. Mamma mia, che schifo! Ha superato solamente Ocon, che sicuramente ha fatto la sosta. Ecco perché l'ha superato. Vediamo un attimino le posizioni in classifica. Primo Bottas. Noi siamo terzi dietro Verstappen, va bene, vabbè, però abbiamo superato Hamilton, tanta roba, abbiamo superato Hamilton. E invece i costruttori siamo terzi davanti alla Ferrari. Abbiamo superato la Ferrari, forse, non so. Dubbio atroce. Va bene, signori, torniamo, andiamo, vediamo se c'è Giorgina che ci fa qualche domanda. Oh, Giorgetta. Da quando non ci vediamo? È passata una buona Pasqua, Giorgia? Che stai a dire? Che cosa vuoi? Ascolta, oggi non c'è la nostra decisione. Non c'è, la nostra decisione di rinare è la migliore. Dai, così, ma sì. Nessun senso ci vuole una grande macchina, una grande squadra. Dai, così. Fortuna, sti gran par di palle. Sì, abbiamo lavorato sul motore e si vede. Power unit, contenti. E basta, Giorgia. Con un po' di sviluppo, basta. No, parte telaio. Parliamo del telaio. Do le risposte a caso. Ciao Giorgio, non ti abbronzare troppo che poi ti bruci. Ok, signori, abbiamo avuto qualche problemino, mi sa, nell'organizzazione. Comunque, allora, io per questo video mi fermo qui, signori. Ringrazio tutti per averlo guardato. Ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di seguirmi sia su qui su YouTube che sull'altra piattaforma, quella viola, per le live. Detto questo, signori, un buon continuazione di giornata. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao!